allora siamo qui con i dirigenti storici del movimento radicale nel nostro paese, Elisabetta Zaporuto con me, da Rita Bernardino, Sergio Delia e da quella parte. Oggi si va a presentare un libro scritto a più mani da loro sul mondo delle carceri, sull'esecuzione della pena e soprattutto per fare il punto di una situazione drammatica che c'è nel paese, perché diciamolo francamente, il mondo delle carceri, la dignità non esiste proprio, cioè significa che sono esseri umani, io lo dico da sempre, come tutti quanti gli altri italiani, ed è normale che ognuno deve avere il proprio inserimento, la propria come dire, possibilità di recupero, ma in questo mondo delle carceri, questo sistema, come dire, compromesso anche dal Covid-19, la situazione anziché migliorare si è peggiorata. E allora io vorrei subito presentarvi con noi, naturalmente noi siamo in diretta su Apollo Calabria, con noi c'è l'avvocato, inizio con l'avvocato Antonino Napoli, penalista, con il sociologo, il professor Mimmo Petullà, con Elisabetta Zaporuti, naturalmente del Movimento Radicale, Rita Bernardini, non ha bisogno di presentazione, Pasquale Zaccari, lo conoscete tutti quanti, naturalmente insieme farà anche un suo intervento sulla sua esperienza che ha vissuto, perché è importante, e Sergio Delia, che è qui con noi, quindi insieme a Rita e insieme a Elisabetta in questi anni stanno tenendo accesi una fiammella di garanzie, di garantismo delle istituzioni in questo settore. Io vorrei subito dare la parola al professor sociologo Mimmo Petullà, che naturalmente farà una specie di introduzione a questa presentazione del libro Il viaggio della speranza. Grazie Luigi, con un saluto cordiale a tutti voi. Devi parlare alto perché Sergio, mentre noi abbiamo l'audio da quella parte. Ringrazio Sergio e anche Pasquale per l'invito sollecitato nel contesto di questo importantissimo incontro di presentazione di questo poderoso e articolato volume intitolato Il viaggio della speranza, all'interno del quale lavoro è possibile individuare, Sergio, talune architravi concettuali, architravi le quali rimandano ad aree tematiche specifiche, come ad esempio quella del perdono, della conciliazione, della non violenza. Ebbene, questi sono temi che oggi si muovono in ogni sorta di latitudine geografica e culturale, ma sono anche aree tematiche le quali, la cui urgenza nell'affrontarle trova la sua motivazione di essere nel quadro dei disagi che si muovono sistematicamente nell'orizzonte globale. Basti pensare, Luigi, che secondo talune analisi, indagini anche di natura socio-antropologica, a mio avviso accreditate, ebbene l'1% della popolazione mondiale, nella fattispecie costituita, questo 1%, da gruppi anche massonico, economico, finanziari, detiene l'80 se non 90% delle risorse globali. E voi volete che in un quadro di disagi strutturati di questa natura, in un quadro di questa natura all'interno del quale si muovono disuguaglianze, storture, perversioni, non insingenerino atteggiamenti vendicativi, atteggiamenti di disagio i quali più delle volte cedono il passo alla violenza? Certo che si ingenerano sentimenti e risentimenti di questa natura. Eppure noi dobbiamo tenere conto di questo quadro di criticità, perché è proprio all'interno di esso, nonostante le sue disuguaglianze, che noi dobbiamo proporre percorsi, Sergio, di perdonatività e percorsi di conciliazione. Perché sono proprio tali percorsi quelli quali ci danno la possibilità di cominciare a sanare talune dinamiche conflittuali tra gruppi, tra popoli, a condizione però che ogni sorta di percorso volto appunto alla perdonatività e alla conciliazione non taccia dinanzi alle ingiustizie, dinanzi appunto alle disuguaglianze, perché ogni sorta di perdono, quello autentico, non può non trovare la sua ragione di essere nelle ragioni della giustizia, vanno di pari passo. E a questo proposito emblematici sono talune espressioni formulate di recente e a più riprese da parte di Papa Francesco, il quale ha inteso
correlare espressioni del tipo la necessità di spegnere gli odi, la rinuncia alla vendetta, a una condizione, a condizione che tali atteggiamenti risultino agganciati, cioè mai defalcati alla ricerca di convivenza, di una convivenza basata sulla giustizia e sulla verità. Insomma, noi dobbiamo collocare, Sergio, l'agenda politica nella sua parte centrale, prioritaria, a livello globale, come pure a livello locale, la questione della disuguaglianza. Perché è una questione che si perpetua anche nell'oggi delle nostre comunità, nella ferialità della vita. Mentre questo accade, c'è il sistema dall'altra parte, il sistema più ampio, il quale ci vuole convincere dinanzi ad una verità la quale non può essere considerata tale. Vale a dire quella falsa verità secondo la quale la ricchezza di molti avrebbe potuto rappresentare e potrebbe ancora oggi rappresentare la via maestra per il benessere di tutti. Ma questo è falso, chiaramente, e dal libro Il viaggio della speranza si evince anche questo. Ed è falso, lo dice a chiare lettere il sociologo Bauman in un libro dedicato specificatamente a quest'area tematica. E noi, e lo Stato di diritto, deve ribaltare questa falsità, questo insulto alla libertà e alla democrazia. Come lo Stato di diritto deve ribaltare l'idea, scrive Vinicio Nardo nello stesso libro, che i diritti siano qualcosa che sia benevolmente concessa dal potere. Ma non è vero niente, una grande, enorme bugia. Le cose non funzionano così. È inconcepibile, è intollerabile l'idea secondo la quale l'accumulazione di natura economica, politica, religiosa dei pochi deve necessariamente costituire la condizio sine qua non per il benessere di tutti. Una grande ingiustizia questa. E a questo proposito ho riportato la citazione di un sociologo, quello di Antonio Costabile, il quale afferma, osserva eloquentemente, che il potere politico serve ad assumere decisioni collettive e fornite di consenso. Il potere più alto, aggiunge, è quello che è in grado di costruire un senso collettivamente condiviso. Aggiungerei io, indegnamente, diciamo, e democraticamente partecipato. Questo vale ovviamente anche per la terra di Calabria, nel contesto della quale si sta correndo il rischio, a motivo della devastante fenomeno dell''ndrangheta, che va certamente condannato in ogni forma, va fronteggiato a ogni livello, ma a motivo di questo fenomeno che sta ovviamente devastando strutturalmente le ragioni della nostra speranza, qual è il rischio? Di ingenerare un sistema concentrazionista di forze istituzionali che a sua volta tende pregiudizialmente di essere segregazionista. Non è che con un male, un fenomeno, qui la nostra terra deve essere travolta. Quindi il rischio è anche questo, che per affrontare dal punto di vista giudiziario, fenomenologico, la questione 'ndrangheta, si rischia una concentrazione eccessiva di poteri che coinvolge, se non travolge, i diritti, le ragioni della democrazia anche dei più, a volte. Accade spesso questo. Pertanto, per contaminare i saperi, Sergio, e passare dalla sociologia, diciamo, anche alla teologia, interessante è quello che ha affermato Gesù a proposito del rischio della concentrazione di potere e della necessità che esso si traduca come un servizio in cui vada a beneficio dei più. Egli appunto ha affermato: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuol diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra di voi sarà il vostro schiavo. Ma in ogni caso, ritornando, Sergio, alla questione globale, lacerata strutturalmente dalla questione delle ingiustizie e delle disuguaglianze, non possiamo non aggiungere che questo quadro sollecita in noi talune domande di senso, talune interrogativi esistenziali, che hanno a che fare con gli ultimi, i poveri, di cui anche il libro ne parla ampiamente. Questi sono interrogativi, Luigi, enormi, grandi quanto una casa, vale a dire come accostarsi dinanzi alla rabbia degli ultimi, alla rabbia appunto dei poveri,
come far sì che questa rabbia non ceda il passo alle ragioni della violenza? Come incanalarla questa rabbia, trasformandola magari in una sorta di fecondo progetto politico? Ed è importante dialettizzare intorno a te le questioni, a livello globale come a livello locale, anche se sarebbe interessante interrogarsi sul concetto di povero. Il povero o i poveri non sono soltanto coloro i quali hanno una deprivazione delle loro risorse materiali, delle loro risorse economiche. Il povero non è colui il quale cammina con la pancia vuota, con le tasche vuote. C'è una povertà diffusa anche nelle nostre realtà locali, che è una povertà esistenziale, culturale. Il povero è colui il quale risulta essere escluso dai processi di partecipazione democratica, culturale ed economica. Il povero, Luigi, è anche colui il quale ha una capitale sociale all'interno del quale si agitano le relazioni, ristretto se non unificato, per cui non ha possibilità di individuare dinanzi a sé figure di riferimento che possano in qualche modo rappresentare l'esercizio dei suoi diritti. Anche questa è una povertà notevolmente diffusa. Ebbene, noi dobbiamo interrogarci intorno a questi temi che riguardano anche le nostre realtà locali. Ogni amministrazione la quale si affacciasse sulle realtà sociali non può non tenere conto di questo, individuando percorsi creativi di partecipazione alla costruzione e alla pianificazione progettuale di una città. Questo rappresenta un elemento di fondamentale importanza: aiutare la gente ad esprimersi sul piano decisionale, sulle ragioni progettuali di una comunità, e di vitale importanza a che fare con gli assetti di una civiltà democratica. In questo senso assumono fondamentale importanza anche le realtà associazionistiche, laiche e cattoliche, le quali certamente non possono limitarsi ad affacci emotigeni attraverso la costruzione di eventi culturali, ma devono richiedere istanzali dal punto di vista istituzionale, perché possono co-decidere anche loro, le associazioni, dinanzi ad una progettualità più politica, dinanzi alla costruzione di programmi che abbiano a che fare con la politica sociale. Anche l'organismo di partecipazione democratica della Consulta delle associazioni, di fondamentale importanza nella terra di Calabria, rischia di diventare un contenitore vuoto, votato al fallimento, se non invoca, se non richiede istanze decisionali dal punto di vista istituzionale, se non viene fatto accomodare la sua realtà al banco delle decisioni di una comunità. E allora noi diciamo che questi sono temi di fondamentale importanza che ci invitano sempre a riflettere su visioni locali, su visioni localizzate, dal locale al globale, e l'insistenza sulla quale a più riprese fa riferimento il libro Il viaggio della speranza. Torniamo alla questione del perdono, Sergio, della conciliazione, esempio emblematico a livello globale, il contributo famoso dato da Desmond Tutu, di cui il libro parla ampiamente, lasciando intendere il contributo dato da questo grandioso arcivescovo nel contesto del Sudafrica, che non esiste altra via d'uscita, come egli ebbe modo di affermare, e cioè quella del perdono, della riconciliazione, che spezza le catene dell'odio, il circolo viziosamente diabolico dell'odio. Ha ragione in questo caso Stefano Castellino, che nel libro afferma, osserva una citazione emblematica: la risposta migliore, dice Stefano, che possiamo dare alla violenza è il perdono. Tale questione del perdono però è stata molto sottovalutata, a mio avviso. Se ne comincia a parlare solo in questi ultimi tempi. Forse Luigi, la ragione per la quale se ne è parlato poco, trova la sua motivazione di essere nel fatto che per molto tempo tale area tematica è stata detenuta, gestita nelle mani delle religioni, delle teologie, le quali ne hanno dato della pratica del perdono una interpretazione spiritualistica, troppo teologizzata, verticalistica, facendo sì che noi potessimo perdere la visione orizzontale, antropologica, i benefici psicoterapeutici e legati all'integrità sociale che potrebbe scaturire da un percorso di perdonatività. Esempio emblematico invece la teologia cattolica, la quale, per quanto essa possa ruotare intorno al perdono, bisogna ammettere che la Chiesa cattolica ha perso molto tempo nella costruzione di un percorso teorico e prassico riferito proprio alle ragioni del perdono.
ci hanno insegnato per molto tempo come raccordarci, come chiedere perdono a Dio attraverso il sacramento della riconciliazione, ma un po' di meno ci hanno insegnato come poterci rapportare tra di noi fraternamente, come scoprire le dinamiche relazionali del perdono. E questa è una grande corresponsabilità delle teologie ed anche della Chiesa Cattolica. E allora noi ci troviamo quindi di fronte a questi grandi interrogativi, quali vanno dialettizzati, vanno ovviamente sollevati, vanno elaborati anche attraverso percorsi di natura didattica. E sono queste risposte che non hanno trovato una piena attuazione, perché a volte questi sono temi che si rimuovono, sebbene la psicologia ci insegna che questo riaffiora, e a volte in modo più acuto di prima. E allora come riuscire a trovare una soluzione? E diciamo che una soluzione in riferimento ai percorsi di perdonatività di cui parla il libro risiede anche nella scienza. La disattenzione compiuta dalla religione è stata in qualche modo compensata dalla scienza e nella fattispecie dalle scienze sociali, cioè dalla sociologia, dall'antropologia e dalla psicologia, scienze le quali si sono riappropriate della questione del perdono, dandole un'interpretazione metodologica, altamente scientifica, proficua, diffusiva, e grazie a questa appropriazione di cui le scienze si sono rese protagonista, lo stesso perdono oggi risulta essere diffuso ad ogni livello, anche in altri saperi, inclusi i saperi, avvocato Ottolino Napoli, carissimo amico Ottolino, e incluso anche i saperi della giurisprudenza, del diritto. Io credo che in alcune, in special modo in talune aree della magistratura, ci sia un'apertura considerevole, intelligente, interessante, a proposito di quelle che sono le istanze socio-antropologiche, psicologiche del perdono. La magistratura incomincia, sebbene con notevoli ritardi a mio avviso, a interrogarsi intorno a domande del tipo: ma come punire un crimine? Facendo sì che non se ne ingeneri un altro più acuto di prima. Come evitare, ad esempio, che talune forme esperienziali della carcerazione, a partire da quello dell'impianto incostituzionale che è quello dell'ostatività, possa tradursi in una forma statale ufficializzata di vendetta? Questo accade spesso, naturalmente lo sappiamo. Allora queste sono domande che si cominciano a porre, ovviamente, e sebbene abbiamo detto con ritardo, domande che incontrano innumerevoli e variegate resistenze, per questo motivo le risposte non sono date in maniera compiuta. In ogni caso se ne sta parlando. Non parliamo, cioè, della necessità, come indica il libro Il viaggio della speranza, della costruzione e della diffusione di una giustizia che sia riparativa, restaurativa, capace, cioè, dare giustizia di collocare al centro quali protagonisti attivi degli svolgimenti processuali ed anche degli svolgimenti esperienziali, la vittima, ma anche il colpevole, il reo, recuperando tra di loro le dinamiche relazionali, curando, guarendo, per quanto questo possa essere possibile, le ferite. Queste sono le grandi questioni. E a mio avviso della giustizia riparativa, restaurativa, una matrice ispirativa trova la sua ragione di essere, questo se ne parla poco, nelle religioni pure, in taluni casi, religioni aperte alla misericordia, alla pace. Le religioni le quali invitano uno sguardo umanizzante nei confronti dell'uomo e della donna, inclusi pure i bambini, e a partire dai bambini. Le religioni, basta pensare all'esempio di Gesù, il quale un giorno, dinanzi ad una trasgressione della legge, di cui si resero protagonisti anche gli apostoli, oltre che lui stesso, la trasgressione del precetto sabbatico, egli ebbe modo di difendersi a ragion veduta, affermando il sabato, la legge, è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Straordinario capovolgimento socio-antropologico, oltre che teologico, pastorale. Un capovolgimento, uno stravolgimento che ci lascia intendere come quando, afferma
Gesù al centro, ci deve essere la persona, che non è un mezzo, è un fine. E attraverso queste parole Gesù anticipa ed ispira, a mio avviso, quello che è ovviamente una visione anche moderna dell'umanesimo, quella visione moderna la quale ruota con l'espressione kantiana secondo cui la persona è da considerare sempre come un fine, mai come un mezzo. Però Sergio, io voglio aggiungere che la matrice ispirativa, un'altra, della giustizia riparativa va anche individuata, a mio avviso, nella sociologia, nel rigore della ricerca effettuata sul campo dalla sociologia, come pure dall'antropologia ovviamente. È stata la sociologia e il regime che ha, a mio avviso, creato le condizioni perché, Tonino, la misura penale non ruotasse solo ed esclusivamente intorno ad un bisogno certamente legittimo di legge, di diritto, ma la misura penale trova anche la sua motivazione in orizzonti di senso più ampi. C'è un impatto simbolico, culturale, psicologico, esistenziale della misura penale che non può non essere considerato. Ecco lo sguardo critico e anche tenero, elevato, della sociologia, che ha fatto sì che noi tutti potessimo e possiamo oggi ricordare che la misura penale ha bisogno di uno sguardo esistenziale da parte di tutti noi, a partire della magistratura. E allora, certo, è una sfida enorme. Dal libro emerge questo: è una sfida titanica, poiché si tratta di decostruire, di avviare un processo di decostruzione di un criterio morale che va dalla dimensione punitiva a quella riparativa, restaurativa, a quella attiva, a quella dinamica, aperturista, antropologica. È una sfida che io mi permetterei di definire ancor prima che giurisprudenziale, ancor prima che è correlata alle ragioni del diritto, della giurisprudenza. È una sfida, quella della giustizia riparativa, che si colloca su un orizzonte antropologico e culturale, perché si tratta di recuperare innanzitutto tutta una serie diversificata di concetti, di termini, che oggi non si agitano molto all'interno della giurisprudenza e nella fattispecie della magistratura. Termini come valore, assistenza, le perdite emotive, il dialogo, parole come reintegrazione, come comunità, come impatto simbolico, culturale, come psicologia, come antropologia, come ethos, come cittadinanza. Questi sono termini i quali devono cominciare a orbitare, a collocarsi in maniera più feconda nelle ragioni della valutazione giurisprudenziale, a mio avviso. E una sfida, quella della giustizia riparativa, che è ancora antropologica e culturale per un altro motivo, perché si tratta di contrastare una civiltà punitiva che proviene dal passato, con questa civiltà invece più edificante, più relazionante. E bisogna stare molto attenti, che qui, Luigi, c'è una questione molto interessante, tu sei molto sensibile anche a questi temi dal punto di vista intellettuale, e cioè il fatto che la questione della giustizia riparativa trova oggi un freno, un sistema frenante, in special modo nel sistema politico, in alcuni partiti, in alcune ideologie che della paura ne hanno fatto un costrutto psichico, ne hanno fatto anche una costruzione sociale oltre che un cavallo di battaglia. Bisogna stare attenti, perché oggi l'umanità a ogni livello risulta essere minacciata, non soltanto dai grandi mali sociali, per il terrorismo e altre cose similari, o da altre grandi questioni sociali, ma gli assetti della democrazia, a mio avviso, risultano essere minacciati notevolmente dalle costruzioni della paura. E bisogna stare molto attenti, perché sono proprio i costrutti politici e culturali della paura che fanno sì che si agitino i consensi, le credenze, le scelte politiche e culturali. Questa è una situazione estremamente delicata. È una bella, tra virgolette, risorsa, la paura, che fa sì che il potere possa perpetuarsi e consolidarsi. Dobbiamo stare molto attenti a queste situazioni qui. Allora noi invece crediamo nella giustizia riparativa, nella giustizia restaurativa, come abbiamo detto poco. Anzi, una giustizia che ha come suo obiettivo quello di
vivacizzare le esperienze, di valorizzare anche le esperienze, i vissuti della vittima e dell'offensore. È certamente una giustizia che deve continuare a puntare il dito contro il male, deve individuare senza ombra di dubbio le responsabilità o le corresponsabilità dei reati, ma ricordandosi sempre delle relazioni umane. Ed è in questo orizzonte di senso, e mi avvio alla mia conclusione, che si collocano anche le ragioni, Sergio, ne abbiamo parlato, anche del mio perdono, vero? Che io ho realizzato, ho posto in atto, un perdono il quale risulta essere tutto, o epilogo, c'è anche di natura educativa, di percorsi culturali, scientifici, anche di consapevolezze esistenziali, il perdono che io ho consegnato alle ragioni del tempo. E che mi ha fatto capire che anche dinanzi alle perdite più immani, alle perdite più incolmabili, quello di un genitore ucciso, è possibile ripartire, è possibile rinascere, è possibile una risurrezione, perdonando, cioè offrendo la possibilità all'offensore di liberarsi innanzitutto dal carcere esistenziale del suo passato, dai rimorsi. E consentendo anche a me, che ho subito l'offesa, l'umiliazione, il dolore, di non rimanere intrappolato in un passato impregnato di risentimento. È la vittoria, il perdono della vita, una vita la quale scioglie i nodi negativi, riannodandone di nuovi. E io credo che bisogna ripartire da qui, perché poi c'è anche una grande questione, non è soltanto una vittoria della dinamica interpersonale tra due o tre persone il perdono. Il perdono è una vittoria della comunità quando esso viene a essere realizzato, perché la frattura, le ferite, i risentimenti scombinano il tessuto sociale. Il perdono tende a renderlo, se non più omogeneo, più coeso nella sua struttura tessutale. Quindi io parlerei anche di una funzione non solo individuale, ma anche relazionale, socializzante del perdono. E qui bisogna anche stare molto attenti, perché nella città di Taulianova, che è stato teatro di questa faida, naturalmente bisogna proporre percorsi di perdonatività. Non dimentichiamo che Taulianova è la città delle faide rimosse. Non c'è stato mai alcun percorso di natura politica, di amministrativo, culturale o ecclesiale, religioso, salvo qualche rara eccezione, che ha consentito alla comunità di gettare uno sguardo critico intorno o su questo zoccolo duro, la faida, detto di nuovo. Sino a quando la gente non sarà abituata a volgere lo sguardo nel contesto di quello che è accaduto nel recente passato, non ci sarà mai alcuna rinascita politica e culturale a Taulianova. Bisogna ripartire da alcune questioni, invitare la comunità a guardare in faccia lo spettro, i fantasmi del proprio passato con i quali la città stessa oggi convive. Allora io mi auguro che questo possa accadere in un processo di liberazione, facendo mia la bellissima espressione di Elisabetta Rampelli, laddove ella ha avuto modo di affermare: ho toccato con mano che queste idee, quelle del perdono e della conciliazione, non sono utopia, perché vittime e carnefici si sono abbracciati esprimendo il valore sublime della riconciliazione, trasformando la disperazione, svuotando l'io individuale nell'abbraccio del perdono. Grazie, chiedo scusa. Ringraziamo Mimmo Petullà, veramente lo conosciamo tutti, è un socio molto importante, tra l'altro con noi ha un rapporto molto stretto con la nostra testata giornalistica, lo riferisco una delle più belle teste che noi abbiamo qui a Taulianova. D'altronde Mimmo ha raccontato nella parte finale la vicenda dolorosa della raccolta, se non ricordo male, 30 anni fa, l'uccisione del papà Mimmo Petullà, che io conoscevo bene, persona che io stimavo, naturalmente le parole che lui ha detto non c'è bisogno che io le ripeta, cioè il perdono è l'arma per andare avanti e per trovare una soluzione in positivo in una città che deve veramente costruire il futuro partendo anche dalle cose passate. E grazie Mimmo, avvocato Antonino Napoli, che naturalmente conosce anche la mia. Sì. Grazie e buonasera a tutti. È stato particolarmente interessante che Lorenzo
valori di intervento nella storia. Oggi noi siamo qui a parlare ancora una volta con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, con i radicali di carcere. Diciamocelo subito, così è una cosa che bisogna chiarire. Parlare di carcere in questo momento storico in Italia è certamente impopolare. Esiste ancora oggi un populismo giudiziario, un populismo che non distingue il diritto, non distingue ancora quelli che sono i diritti che anche i detenuti devono avere rispetto a quello che è il delitto. Non c'è dubbio che il delitto in quanto tale deve essere perseguito e condannato. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Il problema è però un altro. Si parlava già nei secoli passati, e questa affermazione è un'affermazione di Dostoevskij, ma che ancora prima l'aveva ripresa Voltaire, che il grado di civiltà di un paese si misura osservando le condizioni delle carceri. E se osserviamo le condizioni delle nostre carceri, certamente noi possiamo dire che non siamo un paese civile. Non siamo un paese civile, ma perché ce lo ha detto la CEDU con la sentenza Torreggiani, in cui si dice attenzione, guardate che la carcerazione in Italia molto spesso è disumana e degradante. Non solo col 41 bis, non solo con la carcerazione per l'alta sicurezza, ma anche per la media sicurezza. Chi è stato all'interno delle carceri, chi ha visitato il carcere, può notare che effettivamente le condizioni strutturali del carcere sono delle condizioni che rendono la vita disumana. Le regole che ci sono all'interno del carcere sono delle regole che rendono una vita disumana, perché viene cancellata la dignità di ognuno. Ed allora, quando il presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, che interviene a Rebibbia in un convegno sul significato della pena e dice attenzione, guardate che lo Stato costituzionale contemporaneo trova la sua premessa antropologica e culturale nel riconoscimento della dignità, è un concetto di Haber. E questo concetto non è un concetto astratto, dice questo, ci dice il professor Silvestri, rappresenta il punto archimedico di tutto il sistema costituzionale. E questo non è un concetto politico, perché nel 1946 si è avuta l'Assemblea Costituente. Ad un certo punto nell'Assemblea Costituente, stranamente, Giuseppe Dossetti, intervenendo in un ordine del giorno, dice attenzione, qui prima di parlare di Costituzione dobbiamo parlare della anteriorità dell'uomo rispetto ad ogni altro principio. Palmiro Togliatti, che rappresentava la contrapposizione ideologica di Dossetti, che era cattolico e che rappresentava l'idea marxista dello Stato, dice attenzione, guardate che seppur io ho questa idea, lo Stato marxista alla fine ha come obiettivo il superamento dello Stato, e davanti al superamento dello Stato che cosa rimane? Rimane solo l'uomo. Perché mentre lo Stato ha come obiettivo la cessazione di quelli che sono i rapporti, quello che non finirà mai è l'uomo. Ed allora il rispetto dell'uomo costituisce la base fondante della nostra Costituzione. E quando si dice, guardate, la dignità umana non è un concetto che si acquista in seguito a meriti e si perde con demeriti.
Cioè, io sono una persona per bene e bisogna anche stabilire quali sono i canoni per definire una persona per bene da una persona non per bene, ma utilizziamo il canone classico. Io sono una persona per bene che non commette reati e quindi ho dignità. Un altro soggetto che è una persona che commette reati e quindi non è una persona per bene, attraverso un sistema che delineiamo in forma manichea, no? Estendiamo il bene dal male, il cattivo dal buono. Quindi il cattivo non ha dignità, anche il cattivo ha dignità. Ed anche nei confronti del cattivo bisogna riconoscere quello che è il principio fondante di ogni vissuto umano. Ernest Bloch parlava della speranza, e la speranza è il concetto che muove ognuno di noi, che consente la nostra vita, consente di guardare avanti. Perché ognuno di noi ha sempre la speranza che il domani sarà migliore dell'oggi, che potremo lasciare un mondo ai nostri figli migliore di quello che abbiamo trovato. È la speranza il concetto. E a me piace veramente tanto il titolo dato a questo libro, Viaggio della Speranza, perché dà l'opportunità di accendere una luce a delle persone che in questo momento stanno vivendo nel buio delle tenebre. Cioè quelle persone che con l'ergastolo ostativo non possono considerare la possibilità di un fine pena, non possono considerare la possibilità di poter vivere ancora rispetto alla loro carcerazione un periodo più o meno lungo della loro vita libera. Ed allora questo è il concetto fondamentale in cui bisogna muoversi, e questa è la ragione per la quale oggi molti magistrati, così come diceva Mimmo Petullà, stanno ripensando ancora a quello che è il dialogo anche col detenuto. Quando si parla sempre di più di giustizia riparativa, che cos'è la giustizia riparativa? Io, uno dei più bei convegni a cui ho partecipato è stato un convegno organizzato a Fanni sulla giustizia riparativa, in cui c'era Maria Fida Moro da un lato, nello stesso convegno c'era il brigatista che aveva ucciso il padre. Ebbene, questi in un libro scritto hanno descritto un percorso di confronto, di crescita, di perdono, di comprensione reciproca, perché questo è il punto, di comprensione reciproca, in modo che quel concetto di cui si diceva prima, e cioè il perdono, costituisca il concetto fondante della nostra azione giudiziaria. E allora, quando noi diciamo, attenzione, guardate che la nostra cultura giuridica, la cultura giuridica degli uomini di oggi, è una cultura giuridica in cui la giustizia equivale a vendetta. Molto spesso noi assistiamo a delle interviste in cui molti dicono, appena subiscono un reato e sono persone offese del reato, non voglio vendetta ma voglio giustizia. E forse è vero, ma quello che diventa una ragione del soggetto che in quel momento ha subito il dolore, che forse culturalmente ritiene che effettivamente non vuole la vendetta ma vuole la giustizia, noi abbiamo un'opinione pubblica e una opinione politica che invece ritiene che non solo bisogna condannare le persone ma bisogna applicare la pena più severa, in modo che in America esiste il cosiddetto terzo strike, no? Se una persona commette per tre volte dei reati, anche dei reati di non particolare gravità, e cioè un furto,
un ulteriore furto e poi alla fine, ad esempio, un reato di rapina, esiste il principio del third strike. Three strike, you go out. Cioè adesso vai fuori dalla società. Sei un soggetto che, visto che ha commesso e sei recidivo, hai commesso per tre volte lo stesso reato, indipendentemente dalla gravità del reato, sei un soggetto malato e quindi in qualità di soggetto malato sei irrecuperabile. Questo è il concetto che non possiamo accettare. Non possiamo accettare noi avvocati, perché ancora oggi noi crediamo nella giustizia, lottiamo nella giustizia e noi avvocati difendiamo i diritti, perché è quello. Nessuno può dire l'avvocato costituisce nel processo un orpello che ormai non serve a nulla. L'avvocato, fino a quando avrà la possibilità di parola, fino a quando avrà l'ultima possibilità di soffio per quanto riguarda il proprio respiro, tutelerà i diritti di tutti, anche dei soggetti detenuti, anche dei soggetti responsabili, perché anche il soggetto responsabile, nel momento in cui vi è un processo, non solo perché ha commesso un reato, non solo perché è un soggetto che la cui pena è stata accertata giudiziariamente, ma non solo perché magari è un reo confesso, i propri diritti e la propria dignità può essere calpestata. E allora per l'ergastolo ostativo oggi forse si sta aprendo un grazie anche all'intervento della CEI, perché la nostra Corte Costituzionale fino a un certo punto della storia giurisprudenziale dice: guardate che l'ergastolo ostativo è costituzionalmente legittimo. È costituzionalmente legittimo perché c'è la liberazione condizionale. Tu pentiti, con il pentimento e dimostrando che sono stati recisi i contatti con la criminalità organizzata, col mondo esterno che ha commesso il reato, con il gruppo criminale di cui tu facevi parte, allora potresti avere la liberazione condizionale. La CEDU dice: attenzione, guardate che non è così, la strada è stata data dalla sentenza Viola e per fortuna oggi abbiamo tutta una serie di ulteriori sentenze della Corte Costituzionale che hanno seguito quel principio della CEDU. Non è così, perché ogni soggetto può anche non essere un collaboratore di giustizia, può decidere di non collaborare con la giustizia per varie ragioni. Uno, perché vuole tutelare i propri familiari, perché non ha intenzione di accusare altri soggetti, perché il collaboratore di giustizia molto spesso può essere un soggetto che sfrutta l'utilità della circostanza. Ed allora è questo principio, che è un principio successivo, ma che è insito a quei principi indicati dalla CEI. Cioè non sono concetti scissi tra di loro. Pericolo di una possibile reazione da parte di soggetti esterni nei confronti della famiglia, no? Le vendette trasversali che ci possono essere nei confronti del collaboratore. Quindi uno non diventa collaboratore perché ha paura di questa circostanza. Ma attenzione, dice la Corte Costituzionale, ci sono quelli che diventano collaboratori di giustizia per utilità. Ed allora questi concetti sono dei concetti che devono essere adeguatamente valutati. C'è una sentenza fantastica, devo dire, per la modalità della redazione, la sentenza della prima sezione. Non si citano mai i magistrati che l'hanno redatta, ma devo dire che il presidente di questa della prima sezione è la dottoressa Antonella Patrizia Mazzei, che è stata presidente della Corte d'Assise di Parma. E nel ricorso Pezzino Salvatore, relatore Giuseppe Santalucia, si scrive una cosa fondamentale. Dice: come la Corte EGU
nella sentenza Winter più altri contro Regno Unito del 2013 ha messo in luce la speranza inerisce strettamente alla persona umana ed anche agli individui che si sono resi responsabili dei crimini più odiosi. Conservano la loro umanità e quindi la possibilità di cambiare e di reinserirsi nella società, essendo al sistema di valori condiviso. Se si impedisse a costoro di coltivare la speranza di un riscatto dell'esperienza criminale che li ha conseguiti alla pena perpetua, si finirebbe con negare un aspetto fondamentale della loro umanità. Si violerebbe il principio della dignità umana e quindi si sottoporrebbe ad un trattamento degradante. Questo è il principio cardine che ha determinato la modifica di quella che è l'impostazione giurisprudenziale, a cominciare dalla CEDU, a poi continuare alle sentenze corte costituzionali. La prima sentenza che si è avuta in questo senso era quella relativa al permesso nei confronti dei soggetti sottoposti a detenzione all'ergastolo ostativo, che è la sentenza Cannizzaro. La sentenza della prima sezione della Cassazione, riprendendo anche la sentenza Viola e riprendendo quel principio che vi dicevo prima della collaborazione, della inesigibilità o della impossibilità della collaborazione, quindi che la mancata collaborazione non può essere un principio determinante per la mancata concessione della liberazione condizionale. E quindi con riferimento ai permessi premio, la possibilità di concedere questi permessi premio, anche se la sentenza della Corte Costituzionale sul punto diventa anche rigorosa, nel senso che vi deve essere una dimostrazione da parte del detenuto dell'aver reciso i rapporti con il gruppo di origine, il gruppo di provenienza, che molto spesso può diventare una probatio diabolica, ma indipendentemente da questo concetto è l'apertura della Corte Costituzionale che li fa. Sul punto ancora la Corte Costituzionale su questa questione sollevata dalla prima sezione non si è pronunciata, ma certamente se l'impostazione è quella della sentenza Cannizzaro, anche su questo ci dovrà essere un esito favorevole. Si tende sempre a ridurre i limiti di applicazione da parte del nostro Stato di quelli che sono dei principi di diritto che vengono poi elaborati dalla CEDU. Vi ricordate la scopola, no? Nel momento in cui si dice attenzione, guardate, è che è l'abbreviato nel momento in cui si è richiesto, ma poi la Corte Costituzionale dice ma no, il periodo è limitato, se tu l'hai chiesto in quel determinato periodo va bene, ma non in senso assoluto. Quindi un maggiore rigore del nostro Stato, ma perché anche la Corte Costituzionale, anche la Corte di Cassazione, nonostante il fatto che ci siano dei illustri magistrati, dei grandi magistrati, magistrati che hanno avuto la voglia di aprirsi a determinati concetti che fino a poco tempo fa erano assolutamente chiusi, ma ancora oggi, siccome devono dare una risposta all'opinione pubblica e siccome c'è sempre quella forma di reazione da parte dell'opinione pubblica, da parte della stampa, che immediatamente attaccano i magistrati nel momento in cui il magistrato applica il diritto, perché attenzione, qui non è un problema di un magistrato che non applica il diritto, perché se il magistrato non applica il diritto è responsabile e quindi è chiamato a rispondere di reati che viene commesso, no, lì c'è l'applicazione del reato. E vi ricordate che cosa è successo per il Covid pochi mesi fa? Nel momento in cui c'era la tutela del diritto alla salute, c'è stata quella famosa circolare del 21-3 del 2020 che è stata una circolare devastante, perché ha determinato la sostituzione. È stata un'ottima circolare, ma è stata devastante per quanto riguarda poi i responsabili del DAP, è stata devastante per quanto riguarda poi la reazione che c'è stata. Io mi ricordo sempre l'intervista al presidente dei magistrati di sorveglianza,
che io conosco perché ho avuto modo di operare, che è il presidente del Tribunale di Bologna. Poi il presidente del Tribunale di Bologna a un certo punto dice: guardate che i miei detenuti non dicono che io sono una buona, non è che io li scarcero. Ed attenzione, guardate che noi abbiamo applicato la legge. Noi, i detenuti che abbiamo scarcerato e che erano in pericolo di vita, perché in quel momento c'era una situazione drammatica e si poteva veramente rischiare la tragedia nelle carceri, noi abbiamo fatto quello che il diritto ci ha concesso. Ed allora cominciamo dalle trasmissioni televisive e vediamo anche che vengono indicati un numero X di soggetti detenuti che sono stati scarcerati, ma che non sono stati scarcerati per il Covid, perché sono stati scarcerati per altre esigenze in momenti storici diversi. Ma siccome noi avevamo la necessità di dare un numero all'opinione pubblica e l'opinione pubblica doveva capire che in quel momento si erano allargate le maglie e che forse qualche problema c'era all'interno della carcerazione e quindi bisognava restringere tutto, e sono ritornati in carcere nuovamente. E quando si dice i moribondi, c'è gente malata di tumore e che è incapace di intendere e di volere. Ma quale detenzione, quale vendetta ci può essere anche nei confronti di questi soggetti? Nel momento in cui vengono visitati da un medico nominato dal tribunale e questo medico dice: questa è una larva umana ed è destinato, purtroppo, senza offesa nei confronti del detenuto malato, ma questo soggetto è un soggetto che purtroppo avrà un quod vitam immediato perché rischia di morire. Ma se lo mandano a casa con una detenzione domiciliare, a morire a casa propria con i propri familiari, ma quale reato può commettere? E soprattutto, che cosa può dire l'opinione pubblica? E questo è il punto. Ed allora il principio con cui voglio concludere è questo. Un filosofo napoletano, Aldo Masullo, morto qualche tempo fa, dice che una società di uomini è fondata sullo spirito comunitario, sul fatto che ciascuno di noi siamo responsabili degli altri. Ognuno di noi è responsabile del destino dell'altro. E quindi, e quando parliamo anche di detenzione, quando parliamo di tempo, il tempo non può rappresentare solo ed esclusivamente la misura del vissuto di un soggetto, ma questa è l'emozione, dice Masullo, che caratterizza ogni soggetto come uomo. Questo è il tempo. Ed allora, se questa è l'emozione che caratterizza ogni uomo, dobbiamo considerare che un soggetto che ha commesso un reato all'età di 20 anni, con una particolare cultura, dopo 20 anni di carcerazione può cambiare, può rimanere sempre lo stesso, può essere un delinquente, può essere un soggetto che non cambia quella che è l'impostazione culturale, ma è anche possibile che effettivamente dopo 20 anni quella cultura che aveva portato per ragioni varie, perché si è trovato a vivere, perché si è trovato a crescere in un determinato, perché ha avuto delle cattive frequentazioni, può cambiare. E quindi una speranza, un'altra opportunità, un altro jolly, lo Stato, la collettività, la società glielo deve dare. Grazie. Io mi pregherei, probabilmente nessuno ha rispettato i 10 minuti, l'amico era già previsto, ma io li ho rispettati 37 sì. Minuti no, 37 minuti li ho contati io, 37 minuti. Sì, conosci due cose, però conosco bene, perciò so. Vabbè, interessante comunque la gente, però era un ottimo intervento, interessante. E allora Elisabetta Zappa, grazie.
penso in particolare a Mimmo Petullà, perché mentre parlavi io ho sentito, ho risentito concetti, pensieri che sono stati anche di Marco Pannella. In particolare quando hai fatto riferimento ai diritti umani come a qualche cosa che appartiene all'essere umano a prescindere dallo Stato, a prescindere dal potere pubblico. Marco Pannella parlava dei diritti naturali storicamente acquisiti, no? Quindi è all'essere umano che appartengono i diritti umani che lo Stato deve semplicemente riconoscere, ma non concedere. E questo è tanto naturale quanto in questo momento quasi rivoluzionario, quasi una rivoluzione copernicana, perché pone l'individuo al centro e non il potere pubblico e dello Stato come l'unico detentore della vita degli esseri umani. C'è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo anche una ordine di priorità tra i diritti umani. Il primo è il diritto alla vita, e al diritto alla vita è connesso il diritto alla salute, poi la libertà e poi il diritto alla sicurezza. E noi abbiamo visto anche quello che ha ricordato l'avvocato Antonino Napoli, come in questo momento, in questo periodo legato al coronavirus, anziché riconoscere questo ordine, questa priorità, quindi innanzitutto scarcerare in nome del rispetto del diritto alla vita e alla salute le persone che potevano essere a rischio se mantenute in carcere, in nome invece della sicurezza si è proprio invertito, si è messo prima il diritto alla sicurezza o presunta tale, perché non è che riconoscimento dei domiciliari a una persona anziana, una persona malata potesse costituire rischio ad alcuna sicurezza, ma diciamo la propaganda di regime ha dato questa rappresentazione, che però è molto grave perché sovverte, ripeto, l'ordine dei diritti umani. Noi questo viaggio che stiamo conducendo, siamo partiti dalla Puglia, stiamo attraversando la Calabria, saremo in Sicilia, lo abbiamo chiamato il viaggio della speranza, anche per quello che è stato poi il diritto alla speranza di cui abbiamo discusso nel congresso di Nessuno Tocchi Caino, che si era tenuto nel carcere di Opera nel dicembre scorso e di cui questo libro parla, ma è il viaggio della speranza con un sottotitolo: dagli stati di emergenza allo stato di diritto. E in questo c'è anche un duplice significato, nel senso che noi siamo in Calabria, che è una terra dove si è affermato lo Stato e il diritto d'emergenza, che ha stravolto lo Stato di diritto e che rischia di, come dire, mangiarsi tutto il resto del diritto penale e travolgere quindi in questa logica emergenziale, che poi, come dire, le strutture, gli apparati di potere che su questa emergenza si costruiscono hanno sempre più bisogno di alimentare, perché altrimenti magari verrebbe a ridursi anche tutta un insieme di potere e di poteri che nel tempo si sono venuti a costituire e progressivamente a rafforzare. Quindi c'è questo aspetto, ma ce n'è uno, Mimmo, anche più esistenziale, nel senso che anche nelle cose che tu hai detto, nell'esperienza che hai voluto, di cui hai voluto farci partecipe, c'è in questo viaggio della speranza, nel concetto di speranza, anche insito il concetto della coscienza, nel senso che si può emergere uno stato di emergenza, può comportare anche l'emergenza della coscienza, e questo vale sia in termini, diciamo, collettivi, tu parlavi anche di evoluzione antropologica, ma anche in termini individuali, perché poi chi si trova a vivere una situazione di emergenza magari legata
a problemi di carcere, quindi di criminalità, quindi di giustizia, che hanno sempre in sé una componente dolorosa, una componente di difficoltà, forse solo a dover affrontare un processo, vedersi magari un capo di imputazione, no? Dover affrontare anni e anni di difese legali e tu non sai cosa decideranno di te, ti devi difendere, diciamo, solo la dinamica processuale è una dinamica. Se poi aggiungi pregiudizi, se poi aggiungi il carcere, se poi aggiungi il carcere speciale, sì. Insomma, questo è il meccanismo che materialmente è così, si manifesta. Però in tutto questo può accadere che anche nel vivere una situazione di emergenza ad emergere, e tu l'hai vissuta per quello che ti è capitato, può emergere una coscienza e l'evoluzione, l'emergere della coscienza ha in sé la speranza, cioè la speranza è coscienza, è elevazione della coscienza. E prima giustamente hai fatto riferimento alla paura, si continua ad alimentare paura nel concetto di nessuno tocchi Caino, che poi è legato anche alla figura di Abele, ma è così. Io dico sempre che questa giustizia vendicativa, no? Che si vuole proclamare e sempre più affermare, in realtà è dolorosa anche per Abele, perché non lo aiuta a anche liberarsi da una vicenda tragica che può averti colpito, e in fondo continuare ad alimentare la paura è anche un voler tenere chi ha subito un fatto grave, un fatto tragico, sempre in quella situazione, sempre in quel dolore. Quindi, tra virgolette, il marchio di infamia su Caino è un marchio anche su Abele, e non c'è evoluzione, resta chiuso, resta bloccato lì. E quindi la tua esperienza, la tua vicenda personale aiuta moltissimo in un processo di liberazione, tanto di Caino quanto di Abele, ed è importante quello che tu ci hai detto. E in questo continuare ad alimentare la paura c'è proproprio una dimensione rettiliana, molto reattiva, no? Da cui invece ci si deve liberare, perché sennò rimani chiuso in un circolo vizioso e non ci si libera, mentre il progresso anche civile e politico deve essere progressivamente un processo di liberazione e di fiducia nell'individuo. E tu hai posto l'individuo, in fondo anche la giustizia riparativa pone l'individuo al centro e lo pone di fronte alla sua coscienza. Hai fatto riferimento al Sudafrica, c'è un altro riferimento potentissimo che io ricordo sempre, che è quello che è accaduto in Ruanda. Ruanda negli anni 90 c'è un genocidio terrificante. In poco tempo viene massacrato, letteralmente massacrato, quasi un terzo, se non di più, della popolazione. Quindi parliamo di un paese piccolo di alcuni milioni di abitanti, ma nell'arco di una settimana, 10 giorni, vengono massacrati milioni di cittadini. Un'etnia massacra l'altra etnia. A un certo punto si afferma un leader politico, riesce a porre fine a questo massacro, decide come primo atto di abolire la pena di morte, perché non era pensabile procedere nei confronti dei responsabili di questo genocidio, riconoscerli colpevoli, condannarli a morte e quindi giustiziarli i sopravvissuti, e quindi avresti cancellato l'intera popolazione. Quindi come primo atto decide di abolire la pena di morte, ma poi, un po' perché non c'erano neanche, come dire, le forze, il personale necessario a condurre i processi, decidono di recuperare una antica consuetudine, una tradizione per cui la giustizia veniva fatta a livello
collettivo di villaggio dove chi aveva o si riteneva avesse compiuto il fatto grave veniva messo a confronto con chi l'aveva subito e in questo confronto, diciamo, tra vittima e carnefice, nel villaggio, nella collettività, c'era un tentativo di, io dico tentativo perché poi nulla è perfetto a questo mondo, non è che, ma un tentativo di elaborazione del male e anche un tentativo di liberazione, di riparazione. E effettivamente in questo modo Ruanda è riuscito ad incamminarsi verso un futuro e oggi come oggi le cose sono andate avanti e sono cambiate. Ecco, io credo che in questo ci sia questo tentativo che stiamo facendo di immaginare una società senza il carcere. Cioè una società che più che cercare un diritto penale migliore, quindi andare sempre a migliorare comma dopo comma, articolo dopo articolo, legge dopo legge, e si trovi qualche cosa di meglio del diritto penale, cioè una forma di giustizia che sappia andare al di là, in fondo, dello schema manicheo, bene e male, Caino e Abele. Uno dice, vabbè, cosa proponi? Qual è il testo di legge che presenti domani per cambiare? No, non ce l'ho, non ce l'abbiamo. Ma già parlarne, già elaborare, questo, già incontrare persone come te è un contributo straordinario a questa ricerca che abbiamo avviato, tenendo presente che sempre più, e c'è nell'intervento di Sergio D'Elia, se lo hai letto, questa distinguo che anche stiamo facendo noi in questo ultimo congresso a Nessuno Tocchi Caino, abbiamo aggiunto un'altra parte di denominazione che è spes contra spem, e questo aiuta a capire come in realtà Nessuno Tocchi Caino sia rivolto, uno dice Nessuno Tocchi Caino quindi stai con Caino, no, lo difendi, sì anche, ma Nessuno Tocchi Caino è rivolto allo Stato, perché lo Stato in nome di Abele non diventi Caino, quindi vuole fare giustizia in maniera vendicativa per difendere Abele, uso gli stessi metodi di Caino. Quindi Nessuno Tocchi Caino è prevalentemente rivolto allo Stato, mentre a chi si trova in carcere, a chi magari anche ha commesso un reato, è rivolto spes contra spem, cioè essere speranza più che avere speranza, e quindi trovare in sé, e Pasquale ne è un esempio altrettanto straordinario, quella forza per cambiare se stesso e quindi contribuire a cambiare anche il mondo. Perché anche tu, Pasquale, io lo ricordo, agli inizi sei stato la persona che poi ci ha introdotti anche a Opera, ci ha favorito questi incontri di cui poi abbiamo fatto sicuramente tesoro, ma io questa cosa la ricordo e ti ringrazio. Grazie. Grazie Elisabetta. Allora, Rita Bernardino. Grazie. Allora, io dico che questa è una serata eccezionale, straordinaria. Perché è eccezionale e straordinaria? Solamente se pensiamo alla presenza di Mimmo e di Pasquale. Cioè, da una parte chi ha commesso tanti anni fa un reato e dall'altra chi ha subito non questo reato ma comunque l'uccisione del proprio genitore, quindi Mimmo e Pasquale. Questa serata meritava, questo lo voglio dire, una presenza straordinaria di pubblico, perché accade raramente in Italia che ci siano questi incontri,
Io devo ringraziare comunque questa televisione che si chiama Approdo Calabria, oltre che Radio Radicale, perché se non altro dà la possibilità di ascoltare questo dibattito e di trarne insegnamento, di comprenderne il valore. Vedete, qui in Calabria, non citerò il caso perché poi sappiamo quali sono le vendette, però è accaduto, ma accade tutti i giorni, è accaduto anche in questi giorni. Che cosa succede? Che se un detenuto ottiene un beneficio previsto dalla legge dopo anni di detenzione, in tutta Italia accade, si scatenano i mezzi di informazione che vanno ad intervistare la vittima del reato per dire: allora hai saputo, è stato scarcerato, è andato in permesso la tale persona, e tu che hai perso un familiare proprio per mano di quella persona, e tu come ti senti, e tu che cosa dici, e tu come reagisci. Cioè c'è proprio un'istigazione all'odio e alla vendetta che non ci fa fare evidentemente alcun passo in avanti. Perché? Perché quello che è stato definito qui dal professor Pedullà non è usato il perdono, perdonatività, la perdonatività è un'opera. Cioè da una parte mi viene in mente, da una parte ci stanno i semplificatori, i mozzateste, quelli che tagliano, che uccidono, che eliminano, che vogliono espellere dalla società, e dall'altra c'è chi fa il cammino faticoso della riconciliazione, che non è facile. Nessuno dice, proprio perché noi sappiamo che cosa c'è dietro la riconciliazione, è un lavoro quotidiano, costante, per cui si deve rispondere ai risentimenti che uno ha dentro di sé, che tutti abbiamo dentro di noi. Vedete, Marco Pannella diceva una cosa che a me ha sempre colpito: l'innocenza è qualcosa che si conquista. Dice: il bambino è innocente ma non ha nessun merito per essere innocente, nasce tale, no? Mentre il conquistare l'innocenza durante la vita, sarà per questo che poi Marco, se andiamo a vedere i decenni della sua azione politica, lui ha sempre guardato con non solo una certa tenerezza, ma anche per trarne forza le persone molto anziane, le persone molto vecchie. Un tempo si diceva la saggezza, no? Però molte di queste persone hanno conquistato l'innocenza attraverso una vita faticosa che li ha messi a confronto con tanto dolore, che li ha messi, che li ha portati ad essere concilianti in alcuni momenti, e se non lo sono stati, però c'è stato quel fondo di coscienza che li ha portati a migliorare. La vita è una conquista, giorno dopo giorno, e ecco perché i semplificatori della vita non ne conoscono il significato profondo, non ne conoscono l'essenza. E chi pensa, in realtà, voglio dire questo, le vittime non sono solamente vittime,
perché io credo che in ognuno di noi ci sia quella dose, quella percentuale di violenza. Poi il nostro sforzo è quello di governare i sentimenti e i risentimenti che incontriamo nella vita. E questo è il cammino più difficile che ciascuno di noi deve fare. Ma siamo in una terra veramente difficile. Se io non so se qualcuno di voi l'ha vista, ma se andiamo a vedere, non so se si può fare qui questo nome, perché sembra che è un nome impronunciabile, se non per dargli una laurea honoris causa. Non so se avete visto l'intervista Gratteri. Io ho il Google Alert con Gratteri, e siccome ce l'ho da un po' di tempo, voglio contare quante lauree gli hanno dato, quante onorificenze ha ricevuto in tutta Italia, a quanti dibattiti ha partecipato, per cui mi chiedo, questo è un uomo veramente straordinario, perché come trova il tempo di seguire tutti i processi fra andare nelle scuole, andare a prendere le onorificenze che gli danno. Ma quell'intervista secondo me ha poco a che fare, anzi ha niente a che fare con lo Stato di diritto, con la nostra Costituzione. La cosa che mi preoccupa è che io lo ritengo in buona fede. Mi preoccupa che, essendo in buona fede, non si rende conto nemmeno di quello che dice, perché quando un procuratore dà l'indicazione di come deve essere un politico, dà lo standard, si deve comportare in modo buddista, deve stare attento a non lasciare le briciole mentre mangia, quindi un comportamento irrepressibile che evidentemente lui poi paragona a se stesso. Cioè, anch'io sono così, io mi comporto in questo modo, io sono irreprensibile. Quando arriva a dire stiamo attenti, dice io non faccio mai gli arresti prima delle elezioni, li faccio subito dopo. Dalla parte viene da ridere, no? Dice prima ti faccio eleggere, perché dice se no dicono che io lo faccio apposta per non fare eleggere le persone. No, prima le faccio eleggere, dopodiché le metto in galera. E insomma, sembra quasi una comica, ma in realtà poi le cose non stanno così, sono preoccupanti. Sono veramente preoccupanti e sono l'indice di come gli stia poco a cuore il rispetto della Costituzione, cioè le custodie cautelari. Cioè è arrivato a dire, quando gli è stata posta la domanda, sì, ma quelli 450 di Rinascita Scott, molti sono stati scarcerati, quindi a un certo punto è insinuato il dubbio che i magistrati che hanno proceduto alla scarcerazione, beh, magari sono magistrati corrotti. Ce lo vedremo in futuro, però lo ha insinuato. Allora, che cosa c'è in tutto questo di convivenza civile, di rispetto della giustizia, di rispetto delle decisioni degli altri? Qui insinua che chi è stato scarcerato, magari quel magistrato ha qualcosa, ha ricevuto qualcosa in cambio. Non lo sto inventando, ho letto la trascrizione della sua intervista. È veramente preoccupante. Quella che è stata fatta in televisione, no? In televisione di martedì. Io sto citando questa intervista. E ci sono cose che accadono qui in Calabria, e concludo,
si l'ha detto che era tonto. Ci sono cose. Ha fatto il titolo Ilario l'ha massacrato. Ci sono cose, sì, e infatti ce l'ha fatta notare lui, Ilario Amendolia, questa intervista. Io però quando l'ho letta, trascritta, sono rimasta ancora più colpita, evidentemente. Ci sono cose che accadono qui in Calabria delle quali non si parla, cioè nemmeno coloro che le subiscono ne parlano perché hanno paura di parlarne. Ma questo non è, non può essere un modo di amministrare la giustizia nel nome dello Stato. Io ho raccolto la testimonianza di una persona che ha visto arrestare il proprio marito nell'indagine Rinascita Scotti. Allora, ma questi cacciatori, i cacciatori di Calabria, che poi si muovono anche in altre regioni, io quando ho visto come è stato descritto l'arresto del marito, che non era un latitante, non era un pericoloso criminale, non aveva precedenti penali, eppure sono arrivati alle 3 del mattino, hanno buttato giù la porta, erano vestiti, la donna lo scrive, in un modo strano, dice avevano il passamontagna, erano vestiti di verde, io pensavo fossero dei banditi. Mio marito stava a letto, dormiva, ha sentito tutto questo trambusto, io mi sono sentita male perché mi hanno puntato il mitra contro. Già, e questo avviene per centinaia di persone. Allora io dico, Gratteri se lo pone il problema che forse questo metodo, se non riguarda latitanti pericolosi, è eccessivo? Questo tipo di arresti viene fatto anche in presenza di bambini che vedono spianato il mitra nei confronti dei propri genitori. Non si fanno scrupolo di niente. Allora, io credo che qui ci siano delle violazioni di legge, perché quella persona è quasi svenuta, ma poteva prendergli un infarto. Quando ha visto che gli mettevano, anziché le manette, gli legavano le mani al marito con le fascette, quelle che usano gli elettricisti, lei ha pensato, dice no, allora si è convinta ancora di più che si trattasse di una rapina, di un sequestro, che fossero dei criminali che erano andati a casa sua. Solamente dopo un po' sono arrivati i carabinieri in divisa e hanno proceduto poi all'arresto, ma in quella fase, in quei minuti, in quei 10 minuti, un quarto d'ora, poteva succedere di tutto, e tutto questo avviene e nessuno ha il coraggio e si sente nelle condizioni di poterlo denunciare, perché secondo me ci sono delle vere e proprie violazioni di legge. Così come quando la persona, sto parlando della stessa persona, per 5 giorni non riesce a sapere dove è stato portato il marito dopo quell'arresto. Non riesce a saperlo. Quando l'ordinamento penitenziario dice che la prima cosa che deve, che può fare, e che deve, la direzione deve mettere in grado il detenuto di poterlo fare, è di avvisare la famiglia per dire dove si trova. C'è qui Elisabetta Zamparuzzi, che ha fatto parte del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, sa che sono norme europee, cioè la possibilità di avvisare immediatamente i propri familiari del luogo ove si è detenuti è un diritto che non può essere negato al detenuto. Questa per 5 giorni non ha saputo dove stava suo marito, solamente alla fine ha saputo che era stato portato in Sardegna. E allora ci sono tante cose
che devono anche venire fuori, che occorre trovare il coraggio di far emergere. Non volevo sconfortarvi con il ricordo di questa, che è una realtà quotidiana qui in Calabria, e sottolineare ancora una volta della bellezza e dell'importanza di questo incontro tra Mimmo e Pasquale, al quale ci è stata data la possibilità di partecipare, e per questo vi ringraziamo. E allora, grazie a Rita Bernardini, naturalmente Giovanni Tomarchio sta seguendo tutto ciò, la registrazione e la diretta. E adesso Pasquale Zagari, io conosco suo papà da una vita, era una persona che lo stimavo, anche assessore qui al comune di Taurianova, devo dire la verità, con me si è sempre comportato da gran signore, lo ricordo bene, anche se io ero opposizione alla Democrazia Cristiana, ero socialista, come dire, però c'era un rapporto veramente di grandissima importanza. Adesso Pasquale naturalmente ha collaborato con Aristide Ristretto Orizzonte, ma racconterà la sua storia lunghissima di questi anni, che adesso è l'uomo libero. Innanzitutto, buonasera a tutti. Io, come sempre, non smetterò mai di ringraziare Rita Bernardini, Sergio De Lia e Elisabetta Zamboni, che per me sono stati sempre speranza e voce. Di che voce non è vero, noi non avevamo. E voi siete stati sempre la nostra voce, continuate ad essere. E ciao Marco, ti voglio bene come sempre, sei sempre con me. Vedi Marco, mi rivolgo a te stasera, perché appunto tu sei stata la speranza e sei ancora speranza. Appunto perché spero di te. Io dopo di chi mi ha preceduto, non è facile e non è semplice per me stasera. Dopo Mimmo Petullà, l'Avvocato Napoli, Sapete Zampaluto, Rita Bernardini, per me è difficile. Ma superato questo io lo supero, sai perché? Perché io quella frase di quel libro ce l'ho in mente e ho fatto il motto della mia vita, Sergio, e dunque la speranza. Io, Avvocato Napoli, lei lo sa, mi fa piacere che questa sera lei non la torna, perché l'ho visto sempre nelle aule. Quindi la speranza c'è, esiste. C'è lei senza toga e senza manetta. E ho visto sempre, attraverso le sbarre, una luce sempre, che ho seguito sempre, attentamente, e che mi ha portato qui. Quindi ho sperato oltre ogni speranza e sono fermamente convinto che l'uomo è speranza e la vita è speranza. Se io non spero un domani, non vivo nemmeno l'oggi. Non avrei mai pensato bene veramente, non solo per quello che ho scontato, per quella pena che ho scontato, ma per quella pena del mio tribunale interiore che ho scontato, per cui ho avuto il coraggio di guardarmi in faccia e non allo specchio. Questa sera sono qui, vi ringrazio. E quella ventata di verità, di onestà, di lealtà e di coraggio che hai dato tu, Mimmo, questa sera, io veramente forse qui non ci speravo, perché pensavo non lo meritavo, sai? Perché pure io sono stato perdonato questa sera, sai? Anzi, principalmente sono stato perdonato, ti ringrazio, sai? E poi se mi consenti ti abbraccio tutti. Ti posso fare una domanda, ma mi risponderai dopo, in un intervento. Dove hai trovato questo? Non lo so, se qui ci vuole più coraggio, lui ce l'ha, di scontare una cosa. Perché perdonare? Non carnefici, non so. Non so quale credo, quale cosa. Poi l'ho capito, non lo so, sicuramente, sai, nei meandri del mio cervello qualcosa c'è, poi se me lo spiego, non ci piace, anche in camera capitale,
c'è un uomo che ti dice da me, fai tu, fai tu. Però ti prego fallo. E qui siamo a Paglianova e siamo Avvocato Napoli, in un paese che dice che c'è l'andrangheta, che è solo l'andrangheta. No, c'è qui un petullato. C'è quest'uomo che ha detto quelle frasi che a chi non possono rimanere in mente? A me sì. Mi hanno colpito, mi hanno graffiato anche l'anima, in senso positivo. Chi sperava che qui a Tavanova, dopo le faide e le teste mozzate, ci poteva essere l'esperienza? Non lo sperava nessuno. Marco Pannella sì. Marco Pannella sì. Perché quando veniva, e tu venivi pure lì, e ci siamo incontrati al carcere di Le Bibbia col 41 bis, e hai visto quel greco a 80enne con le gambe gonfie così, te lo sei abbracciato tu dentro quella cella, cosiddetto papa. E che cosa gli hai detto, ti ricordi? Me lo ricordo io. Non si preoccupa. E anche qui lei può vivere. Ci speri, guardi quella luce, c'è una finestra a bocca di lupo. Sì, la bocca di lupo. Quando ve ne siete andati, io ero in cella con un signore che aveva una gamba. E sai che cosa mi disse quell'uomo? Pasquale, tu sai che ci spero pure io che posso camminare con la mia gamba. Disse perché? Perché dopo che ho sentito Rita Bernardino e Marco Pannella che hanno detto queste cose, io ci spero che pure la gamba non può crescere. Cioè ha avuto una speranza lui attraverso voi. Come pensate? Ovviamente non si riferiva solo a me. Io nella mia vita, avvocato Napoli, voi lo sapete, ne ho passati di tutti. E con voi ci siamo confrontati non solo come difensore, ma ci siamo confrontati da uomo a uomo. Lei a me quante volte mi ha dato una pacca sulla spalla? E non l'ha fatto perché era il mio professore, l'ha fatto perché è un uomo e mi ha dato quel coraggio, quella forza, quell'impegno di andare avanti, a prescindere da quello che avevamo l'uno con l'altro. E io voglio credere ancora oggi, e ci spero e ci credo, in una cosa semplice, perché vedo più comportamento, che questi fatti possono trovare ora consacrazione nel cuore e nella mente di ognuno di voi. Mimmo, grazie di tutto, e grazie del coraggio che hai, e grazie perché mi hai leggito a me l'anima. Sergio, a te dopo l'intervento di Pasquale Zanni. Sì, davvero è una serata particolare questa qui, al loro modo tutte le tappe di questa nostra carovana hanno avuto una singolarità per cui non si può dire che l'una poteva essere lontanamente o minimamente la replica dell'altra, anche perché il libro è sempre quello. L'unica cosa che non cambia in questo nostro giro è il libro. Ha lo stesso titolo, le stesse pagine, però è apparentemente vero il contrario, che è un libro che si arricchisce di nuovi capitoli. Questi sono stati i dialoghi, gli incontri tra di noi. E l'incontro di stasera è un altro capitolo, non scritto, ma documentato nelle parole che ognuno di voi ha pronunciato e che meriterebbero di essere scritte, tradotte su carta, costituire un ulteriore capitolo, un appendice di questo libro. Ogni serata di quello che abbiamo fatto può avere un suo titolo autonomo. Le parole di questa sera danno un titolo a questa serata. Le ha introdotte Mimmo Petullà, che ci ha deliziato questa sera di una, noi abbiamo pubblicato come appendice al libro la Lectio Magistralis che Marta Cartabia,
allora presidente della Corte Costituzionale, ha tenuto l'inaugurazione dell'anno accademico di Roma. La sua è stata un'altra prezzo magistralis. Insomma, tanto più autentica quanto più disordinato era quello che tu avevi sotto gli occhi. Se voi vedete, è un disordine di cose un po' scritte, un po' sottolineate, un po' dattico scritte, un po' annotate, evidenziate, cioè, insomma, è il contrario di chi, io immagino Marta Cartabia al suo leggio con un testo ben ordinato nelle virgole. Ecco, il caos creativo dei tuoi fogli è stato, come dire, creativo appunto di quelle parole che tu ci hai detto. Quindi di fidare sempre dell'ordine, se non quello che, da cui tutto ha avuto origine, no? Quel principio d'ordine, ovviamente il logos, i taoisti vogliono dire il Tao, no? Principio d'ordine da cui tutto origina, tutto, no, questo è il segreto del funzionamento della vita dell'universo, l'universo, cioè, miliardi di anni, come ha potuto reggere se non in base a un principio d'ordine? È quello che noi rivendichiamo, è quello che noi vogliamo. Poi ci sono quelli che Marco tiene, quelli del disordine costituito, che sono a volte quelli della legge, o no? Quando si vuol dire gli autoritari, i portaglioni, no, quelli legge e ordine, le norme legge e ordine, i comportamenti legge e ordine, no, sono la negazione della legge universale e sono la negazione dell'ordine universale, cioè dell'equilibrio, dell'armonia. Noi dobbiamo rivendicare legge e ordine, laddove legge è la legge, uno potrebbe dire divina, uno potrebbe dire universale, fondamentale, la dichiarazione universale, eccetera, la Costituzione, l'ordine è quello che noi rivendichiamo, quello dell'armonia, dell'equilibrio universale, a cui tutto, quello che fa andare avanti il mondo. Si tratta soltanto che fare, a secondare quello che già è nel corso naturale delle cose. I difensori dei diritti umani sono questi, sono i difensori di questo ordine, di questa legge, legge fondamentale, ordine universale. Siamo pochi? No. Le nostre parole, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre poche azioni, buone azioni che facciamo, risuonano in una maniera straordinaria perché sono animate da legge e ordine. Però, appunto, non disordine costituito, come diceva Marco. Le parole chiave di questa sera che danno il titolo a questa nostra perdono, perdonatività, ma partiamo già dalle origini, dalle parole fondamentali. Io lo dico spesso, sarà la mia formazione classica, benedetto mio padre, benedetta mia madre che mi hanno detto tu devi andare a fare il classico, e lì ho potuto studiare il greco, il latino, cioè i fondamenti delle parole, le origini delle parole, le parole che noi usiamo. Quante parole sono state stravolte dai sensi che gli sono stati attribuiti nel corso della storia dell'umanità, perdendo il senso originale. Se tu invece vai all'etimologia, alle origini delle parole, tu trovi la verità di quella parola. Allora perdono, oppure coraggio. Ma forse mi sbaglio nel dire che perdono, e appunto c'è un per che è un pro, è un dono che è un donare, no? Quindi è qualcosa di gratuito, è unilaterale, no? Però con una certezza della eco di questo perdono, una certezza della risonanza che ha questo perdono. Perché io sono convinto, Mimmo, perché se tu hai perdonato, tu hai creato una risonanza nei confronti dell'oggetto del tuo perdono, cioè un soggetto di un'altra persona, che a sua volta ha corrisposto al tuo perdono. Con che cosa? Cambiando se stesso, motivando se stesso e orientando se stesso a valori umani. Allora, siccome io conosco la persona, l'ho conosciuta,
è stato uno dei nostri più, direi, autentici, genuini animatori dei laboratori spesso contro spesso, il carcere di Parma. Una persona che a forza di sé, sentendo l'influenza, l'eco delle tue parole, dei tuoi pensieri, del tuo appunto pro dono, del tuo donare a favore di, in maniera gratuita, ha ricambiato con amore. Ora lui è amore, è non violenza, non a caso decide, a un certo punto dice, uno dei più convinti iscritti al Partito Radicale prende quella tessera, non so se la avete mai visto, che è costituito il passaporto, e lui se la portava dietro quando, dice, ma tu, beh, tra tutti era quello che se la portava sempre dietro. Anche a letto. E lui diceva, io me cucco, me curco con la testa, cioè vado a letto, me la porto nel cuore, ma era la testa della non violenza, del partito della non violenza, che lui onorava. E quindi questo è coraggio, l'altra parola di questa sera, sempre giocando un po' con le parole, ma cercando di andare alle origini, cioè al suo senso, al suo senso autentico, l'agire in base al cuore, il cuore di agire, e agire secondo cuore, secondo amore, secondo sentimento. E sono le cose straordinarie, belle, che stasera ci sono capite, che stasera ci siamo. Stasera ci siamo detti. Ne abbiamo parlato, Mito, no? Creiamo questa occasione in cui quello che è già avvenuto, che secondo me è già avvenuto, il non lo scambio, no? Perché ci sono poi quelli che, io credo che il perdono è talmente cosa che la fine non è che non può essere richiesto, non si può chiedere. Perdono è un atto unilaterale, soprattutto della persona titolare del dolore da sanare, da guarire. Chiudo, Mimmo, con una, tu hai fatto, Elisabetta, dato l'esempio del Ruanda, tu hai richiamato quello del Sudafrica, io richiamo un'esperienza a cui ho partecipato, ho vissuto negli Stati Uniti, che po' ci ha ispirato nel dare il titolo, non c'è solo il diritto alla speranza sancito a Strasburgo. Io sono memore di un'esperienza bella, straordinaria, proprio di conciliazione, che dura, è iniziata 30 anni fa e dura ancora, una sorta di carovana, io dico della libertà, della pace, della giustizia, della conciliazione, della non violenza, che ogni anno si svolge negli Stati Uniti, che vede insieme parenti di vittime di reato che con parenti di detenuti che hanno compiuto quel reato, cioè detenuti del braccio della morte, ogni anno attraversano gli Stati Uniti, e il loro nome è Viaggio della Speranza, con un sottotitolo, dalla violenza alla guarigione, alla guarigione, laddove la guarigione è soprattutto guarigione di chi ha subito un dolore, ma anche guarigione di chi quel dolore lo ha arrecato, e in cambio Caino, lo Stato Caino lo ha, come dire, segnato con altrettanto dolore. Io stasera, Rita, dico, nessuno tocchi Gratteri, no, perché il nostro nessuno tocchi Caino vale per lui, vale soprattutto per lui, quello che gli accade per la sua foga di difendere Abele, di diventare, cioè Caino. E quindi dobbiamo dire nessuno tocchi Gratteri, nel senso di nessuno tocchi Caino, lo Stato che diventa Caino in nome di Abele. Un po' quella è la storia della sua esperienza, della sua vita. Noi vogliamo che Gratteri Caino guarisca. Dalla violenza alla guarigione, vale anche per lui. E quindi se siamo nessuno tocchibellino, appunto, dice, adesso non è chi ha compiuto il reato, è rivolto soprattutto a coloro che perseguendo quel reato rischiano di diventare a loro stessi a immagine e somiglianza del reato.
nel modo, nei comportamenti in cui appunto procedono. Però, Luigi, grazie non solo per ogni volta che andiamo in Calabria dobbiamo passare qui, dobbiamo approdare da te. E sai che per me è un grandissimo piacere. Dopodiché tu c'hai questa cosa per la quale ci sono qui 10 persone, sono 24, 25 mila, a quanto siamo arrivati invece. Quindi Pasquale, anch'io ti ringrazio, e non ci siamo mai persi in realtà, anche se c'è stato un periodo in cui non ci siamo visti, però come il fiume che a volte carsico scava, emerge, in realtà è rimasto sempre qualcosa di fondo che ci ha unito. Ancora grazie a tutti, no, mi corre l'obbligo, mi si dice di dire qualche libro lì ce l'abbiamo, lo vuole comprare in modo per aiutare noi, e se poi uno si volesse iscrivere a Nessuno Tocchi Carino, al Partito Radicale, ecco, solo il modo di pensare, di sentire, ma anche delle variazioni si fondano anche sulla, qui c'è l'avvocato Pasquale Simari, che è il marito di Carmen Gualtieri, che ha organizzato un'altrettanto straordinaria serata come questa a Crotone il 13, domenica scorsa, e domani saremo a Palmi sempre con Carmen e con un altro, Caino, no? Carmelo Gallico, che ha fatto l'esperienza del 41 bis, per una di quelle esperienze è stato risarcito perché è innocente, un'altra, insomma, uno che a un certo punto ha detto la sua famiglia, quella che è, lui dice, io conosco i miei familiari, certo che sono, però io non mi posso dissociare dal dolore che ho per mio fratello, mio padre, continuo a dargli a trovare. Quindi domani sera saremo alla Casa della Cultura a Palmi, raggiungeteci. Grazie per questa sera. Grazie anche a Marco Marchese, che è partito dalle parti di Cosenza per riprendere integralmente anche questa nostra. Grazie mille.